Buongiorno, benvenuti al TG2000 Flash. Si cerca ancora l'accordo tra Israele e Hamas. Il presidente Biden in un'intervista al Time accusa: ci sono tutte le ragioni per trarre la conclusione che Netanyahu stia prolungando la guerra per ragioni politiche mentre Hamas attacca Israele. Non siamo noi a ostacolare l'accordo, non firmeremo niente senza la fine della guerra. Dallo Stato ebraico arriva poi un nuovo bilancio sulle condizioni degli ostaggi. Sarebbero morti 43 su 120. Intanto ieri 9 soldati israeliani sono rimasti feriti, di cui 2 in modo grave, in seguito all'esplosione di un ordigno avvenuto in una base dell'esercito nel sud del paese. Il presidente statunitense Biden incontrerà il leader ucraino Zelensky a margine della commemorazione dello sbarco in Normandia e poi al vertice del G7 in Italia. La Casa Bianca ha poi fatto sapere che gli Stati Uniti non hanno alcun piano per l'invio di strutture militari o truppe in Ucraina. Da parte sua Mosca avverte: colpiremo gli istruttori francesi che sono in campo con Kiev. Via libera del governo al piano per abbattere le liste di attesa nella sanità pubblica, un decreto e un disegno di legge che prevedono anche la possibilità di visite il sabato e la domenica, prolungando gli orari, istituendo centri di prenotazione unici. Critiche le regioni per le quali non ci sono le risorse, mentre le opposizioni sottolineano la scarsa concretezza delle misure dell'esecutivo. Missione di Giorgia Meloni oggi in Albania, al centro la questione migranti. Ieri la Premier ha consegnato un esposto al procuratore nazionale antimafia per denunciare il rischio di infiltrazioni criminali nella procedura per gli ingressi irregolari. Le opposizioni ribattono accusando l'esecutivo di becera propaganda. La procura di Udine ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo contro ignoti per la tragedia del Natisone, dove 2 ragazze e un ragazzo sono stati travolti venerdì dalla piena del fiume. Le verifiche riguardano eventuali condotte omissive nella catena dei soccorsi. Intanto, a 5 giorni dalla tragedia, continuano le ricerche per trovare il corpo della terza vittima, il ragazzo di 25 anni. Un violento nubifragio si è abbattuto in Valsabbia, nel Bresciano, particolarmente colpito il comune di Vobarno. Le strade sono state invase dall'acqua e dal fango, allagando le cantine e i primi piani degli edifici. E questa mattina Papa Francesco, come sempre, presiderà in piazza San Pietro l'udienza generale. Come di consueto sarà possibile seguire la catechesi del Pontefice su TV2000 a partire dalle 9:15. Oggi pomeriggio all'interno della caserma Salvo d'Acquisto di Roma verrà celebrato il 210° annuale di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Alla cerimonia parteciperà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ad accoglierlo il Comandante Generale dell'Arma Teo Luzzi. Viene celebrata oggi 5 giugno la Giornata Mondiale dell'Ambiente, voluta nel 1972 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in occasione dell'istituzione del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente. La giornata viene celebrata ogni anno a partire dal 1974. La vittoria incompleta del primo ministro indiano Narendra Modi gli impone di riunire già oggi i possibili alleati per discutere la formazione di un governo di coalizione. Per Modi si tratta del terzo mandato consecutivo, un risultato storico, ma questa volta il suo partito nazionalista non potrà governare da solo. Papua Nuova Guinea, sono state sospese le ricerche delle centinaia di persone sepolte dalla frana che una settimana fa ha travolto 6 villaggi. Si temono infatti nuovi smottamenti che mettono a rischio la vita dei soccorritori. Fatica la nazionale di calcio contro la Turchia, solo 0-0 ieri sera a Bologna. Meglio il secondo tempo, i ragazzi di Spalletti hanno avuto diverse occasioni con Cristante, Retegui, Zaccagni e Raspadori, ma non sono riusciti a segnare. Gli azzurri esordiranno all'Europeo sabato 15 giugno contro l'Albania a Dortmund. Novak Djokovic si ritira da Roland Garros, Jannik Sinner è così il nuovo numero uno del mondo ATP, il primo italiano della storia. La notizia è arrivata durante l'incontro dei quarti del torneo di Parigi, vinto in 3 set da Sinner sul bulgaro Dimitrov. Venerdì la semifinale con Alcaraz, che ha battuto Tsitsipas. Diventare numero uno al mondo è il sogno di tutti, ma vedere Novak così è un dispiacere, gli auguro una pronta guarigione, ha commentato Sinner.
Vi ricordo che stasera alle 21, alle 20:50 su TV 2000 andrà in onda Di Bella sul 28, numerosi temi di attualità al centro del programma. Ospiti questa sera Mario Monti e Sabino Cassese. Linea adesso alla Santa Messa, l'informazione torna come di consueto alle 12. Buona giornata.